Si rialza il Chieti dopo due pareggi e una sconfitta. La prima del campionato i neroverdi, oggi in completo bianco, superano 3-2 all'Angelini l'ex vice capolista Fossombrone, che cade per la prima volta. Chianese cambia ancora formazione, inserendo nell'undici iniziale Conzon e Mazzei in difesa, Benigni a centrocampo, vista la squalifica di Di Sabatino, dal primo minuto in campo anche Masavut e D'Ancora. Ancora la tribuna per Ardemagni, che comunque sta superando i guai fisici e domenica dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Riccione. Prima del fischio d'inizio dell'arbitro Frasignac di Gallarate, il comitato Oltre il Centenario ha premiato l'ex centrocampista neroverde Emanuele Danna. Pronti via e al primo affondo Chieti in vantaggio, punizione sulla tre quarti di D'Ancora che serve Gatto, girata in area, sulla traiettoria c'è Casolla che tocca con un braccio. L'arbitro non ha esitazione e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Fall insacca il suo terzo gol stagionale. La corsa di tutti i giocatori ad abbracciare il tecnico chianese è la cosa più bella del pomeriggio. In panchina tra l'altro c'è anche per la prima volta il presidente Serra. Il gol scuote il Fossombrone che inizia a guadagnare campo e calci d'angolo. In uno di questi al ventunesimo mischia con gli ospiti che chiedono un penalty per un presunto tocco di mano. L'arbitro però non è dello stesso avviso. Ospiti ancora in avanti al venticinquesimo con una conclusione di Fagotti. Serra blocca a terra. Ventinovesimo, ennesimo calcio d'angolo. Brivido in area neroverde con Postiglione che salva di testa nei pressi della linea di porta. Il Chieti si rivede al 42esimo con un tiro sporcato di D'Ancora. Il tempo si chiude con una conclusione di Palazzi al lato. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Parte subito forte il Fossombrone che all'ottavo pareggia con Battisti. Il giocatore servito da Conti è solo sul secondo palo e può piazzare la palla di testa. Il Chieti risente del colpo e si abbassa troppo. Il Fossombrone se ne accorge e preme a caccia del raddoppio. Quindicesimo, grossa occasione per Bianchi che solo davanti a Serra non riesce a concludere. Un minuto dopo, gran sventola da fuori di Calvosa, Serra in due tempi. Chianese capisce le difficoltà dei suoi e inserisce Salvatore per Mazzei per dare più spinta alla squadra. Il neoentrato premia subito la scelta e al diciottesimo gonfia di nuovo la rete di Marcantognini. Neroverdi di nuovo con la testa avanti. La prima rete su azione fa crescere l'entusiasmo dei ragazzi di Chianese che al 24esimo blindano il match con un gol straordinario di Masavud, una perla che raramente si vede sui campi da calcio. Girandola di cambi, il Fossombrone prova a riaprirla, ci riesce ma è troppo tardi. Il secondo gol infatti arriva nel quarto minuto di recupero dei sei assegnati con Battisti. Al triplice fischio tutti sotto la curva Volpi per l'abbraccio dei tifosi. Peccato per un brutto fuoriprogramma con il patron Serra apostrofato pesantemente da alcuni tifosi della tribuna. Il battibecco va avanti a lungo, il dirigente neroverde è furibondo e sale anche sulla tribuna per chiedere spiegazioni delle offese nei suoi confronti. Tutto poi, per fortuna, torna alla normalità.